Io sono Flayne e bentornati, siamo qui oggi ragazzi di nuovo su Minecraft nella modalità Shotgun Hardcore, la modalità dove usiamo insomma pistoli a pistoli, che non so neanche più l'italiano. Preciso subito, dato che non sono più biondo, adesso sarà ancora peggio di prima. Prima ogni 2 secondi siete la stessa persona, sei uguale. Non è vero, uno è un fantoccio di plastica. Addirittura ragazzi, uno è fatto con il computer. Abbiamo letto delle cose incredibili. C'è il nome qua sotto, giù, ecco, gira qua. C'è il nome sotto nel titolo, comunque ce lo mettiamo sempre alla fine. Basta! Quindi ragazzi, io sono Flayne. Siamo qui di nuovo tornati con la Shotgun Hardcore. E visto che ragazzi ho pensato, dato che molte volte vi taglio le parti in cui vado in miniera ragazzi a prendere i materiali per le nostre costruzioni, oggi invece ho deciso proprio di portarvi con me nella cava ragazzi, perché oggi andremo a scavare come degli idioti ragazzi. Ho ripreso le granate della vecchia mod e oggi ci sfasciamo a merda sottoterra. È un vero piacere. Spero di trovare principalmente un qualche diamantuccio o anche un po' di redstone ragazzi. Ma prima di cominciare, come sempre ragazzi, rituale. Anche oggi ragazzi abbiamo una like challenge, perché non possiamo cominciare il video senza appunto un ritualone. Nello scorso ragazzi abbiamo visto il me del futuro, il me del presente, il naso, il mento. Ragazzi chiedo perdono a quelli che hanno spaccato lo smartphone con il mento. Per mettermi in piace ragazzi, insomma è abbastanza pericoloso. Anche questo è a livello circense come rituale. Dovete mettervi il telefono sopra il braccio, poi ragazzi partite con una bella tabata e dovete riuscire a mettere mi piace con il naso, senza spaccarvi insomma né il naso né il telefono, e deve rimanere in equilibrio sul braccio ragazzi. Questo livello è veramente swag al massimo. Quindi non pago affitto. E una volta fatto ciò ragazzi, se avete dimostrato di essere insomma più hacker di Squiddy che fa la dub, sigillate il rituale ragazzi con l'hashtag matita ragazzi, dato che comunque c'è anche il ritorno della grandissima matita per chi se la ricordasse. E così ragazzi saprò che siete riusciti a mettermi piace in questo modo. Ragazzi allora, dunque, io per fare materiale di solito faccio così: tiro una granata, mi sposto un attimo altrimenti esplode tutto, e poi boom ragazzi salta per aria tutto, e poi ci caliamo a prendere materiale. Questa viene grossa, ecco, sono esplose entrambe, perfetto. Adesso ragazzi dobbiamo calarci giù senza insomma morire, anche se la cosa sì che non è buona. Facciamoci anche qualche torcetta ragazzi, perché non si vede una minchia e dobbiamo stare attenti. Buttiamo via la corda ragazzi, è abbastanza difficile non cadere di sotto. Qua abbiamo buttato via dei bastoni. Una troia ragazzi, cioè io devo stare zitto perché me le gufo da solo. Giù di mina ragazzi, giù di racca simuleto. Spero solo di non beccare una grotta piena di zombie, altrimenti siamo fottuti. Non avendo appunto la vecchia mod delle armi, son cazzi. Boom, perfetto. Altro materiale per noi ragazzi. Sono rumori molesti. Voi di casa volete il bis? Per non sapere leggere e scrivere ragazzi, ne tiriamo un'altra. Questa era abbastanza grossa. Ok ragazzi, caliamoci giù e vediamo un po' che materiale abbiamo trovato. Piano, senza fare del danno. Perfetto. Non si vede un cazzo. Già che ragazzi abbiamo comunque la fame alta, facciamoci un po' di pane in modo da insomma curarci al massimo e rigenerare un po' la vita. Se no raga è veramente un macello. Possiamo cominciare a tirare giù qualche bomba. A few il mio pane later. Ok, qua ragazzi è a posto. Adesso tiriamo giù una qualche bomba. Insomma spero di non trovare ancora, ripeto, zombie o creeper o cose brutte là sotto. Cioè se li becco con le bombe va bene. Ultima bomba ragazzi. Ok, lo scorpio è stato abbastanza diciamo largo, quindi sotto si è aperta una cavità abbastanza ampia. Spererei di non spaccarmi una gamba, cioè mi sono appena curato, quindi vai piano, adagio. Piano ho detto, porca troia mignotta. Grabba la pietra, bravo, prendila tutta. Altra pietra per noi ragazzi, ne abbiamo ormai un macello. Potremmo continuare il nostro insomma il nostro fighissimo muro grosso e ancora grosso e più grosso e grosso ancora di più, come piace a mia madre. Che palle ragazzi, perché non si rompe il bedrock? Speravo di riuscire ad arrivare fino in fondo, almeno trovare una grotta di diamanti, invece no, siamo stati ingroppati di traverso. Non si può rompere con le cose normali ragazzi, ma con le mine, insomma con le granate, in teoria dovrebbe rompersi. Anche se di solito finire sotto il bedrock non è mai bello. Non ribalzarmi su, che mi è già successo che mi scoppiasse in faccia la mina. Ok ragazzi, è scoppiato tutto. Adesso ne tiriamo ancora qualcuna, un'altra così, giù ancora con un'altra ragazzi. Ok ragazzi, il bedrock non si rompe nemmeno con la granata, quindi allora ne tiriamo ignoranza finché non riusciamo a distruggere tutti i blocchi sotto. Devo prendere tanta di quella pietra, al solito faccio avanti e indietro 30 volte. Porca mignotta, tela deflagrazione di merda. Che figata la redstone ragazzi, che figata. Allora facciamo una cosa, mi faccio prima un piccone in ferro, così riesco a camminare più velocemente. Dopodiché ragazzi possiamo continuare il nostro insomma il nostro picconamento. Minatore di Clash Royale, io ti aspetto sempre per la piccone challenge, chi se lo tira prima in faccia. È proprio quello che ci vuole. Le cose sono due: o ci sono temporali sottoterra o siamo vicini alla sagra del fagiolo, perché sentono dei rumori veramente molestissimi. Sono più minacciosi della nonna dopo che è venuta a sapere della tua nuova dieta. Vabbè raga, ormai ne abbiamo preso abbastanza, usciamo subito da sto buco. Non si vede una minchia, vi giuro. No, quello è un creeper! È un creeper! Stammi lontano, porca mignotta! Ragazzi, non ci siamo fatti niente!
tanto non uscire subito di qua, perché se sei infestato di mob siamo fottuti. Ok ragazzi, nessun mob, anche perché qua ho messo veramente tantissime torce. Quando sono diversi, porca Eva mignotta. No, non c'è nessuno. Non poteva essere giorno, no, per forza doveva essere notte. Comunque ragazzi, meglio trovarsi gli scheletri che il signor porco. Veloce, 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 che rischiamo malissimo, rischiamo male. Vai dentro. Vaffanculo, si incastra anche nella porta. Ragazzi, ho giunto veramente tantissime torce perché i mob mi ha rotto le palle. In teoria non dovrebbero più spawnare, ma non si può mai sapere. Quindi ci andiamo cattivi ragazzi con la pistola. Se pare qualcuno, ma non c'è nessuno. Sento rumori però molesti. Sento insomma scheletri che dovrebbero olearsi un po' di più le ossa, perché sono veramente molto cigolanti, diciamo. Andiamo a depositare un po' di roba, ragazzi. Abbiamo trovato un sacco di materiali. Tiriamo via la diorite e tutte quelle cagate lì, ragazzi. Abbiamo anche 15 di redstone. Mazza, raga, ma il grano usa crescina. Minchia, quanto diavolo è cresciuto. Più di 20, raga, ma se io sto inseminando il campo, vuol dire che me lo sto facendo di brutto. Vuol dire che avrò un figlio con l'orto. Presto ragazzi sarò padre del Gran Turco. Tiriamo su un po' la salute ragazzi, perché siamo messi abbastanza maluccio. Dopodiché diamo un attimo un'occhiata che non sia rimasto al Enderman. Trambione just like Lapo, che ci salta fuori e ci insomma sfonda il culo di brutto. Buongiorno bestiame, eccomi, eccomi a voi. Madonna, il Poli ha fatto un sacco di uova. Allora facciamo un po' di trial sopra la staccionata. Vabbè, ci buttiamo dentro, facciamo prima. Fatemi largo pollastri, non voglio schiacciarvi. Perfetto raga, minchia, non so quante uova ho preso. Vado, 11 uova. Riproducetevi che poi tiro anche le uova, che vediamo se escono fuori i pollastri. Nutriamo un po' le mucche raga, poi facciamo un po' di macellaio simulator, perché minchia, sono riprodotte a bestia ragazze. Ma c'è anche un altro modo per passare la giornata che farsi montare dalle vostre simili. E non fare full of your hands up. Però ragazzi, stavo pensando comunque, se le mucche su Minecraft sono le spoidi, perché minchia partoriscono tutte. Vabbè ragazzi, andiamoci dentro con il macello. Una così, perfetto. Dopodiché ragazzi andiamo anche a cuocere la carne, perché noi non vogliamo la salmonellosi. Andiamo a cuocere la nostra carne ragazzi. Grigliatone, che Masterchef, spostati a 90 anche Joe Bastiani. Mi stai deludendo. Comunque ho scoperto che il grano non usa crescina, il grano usa il Viagra. Ragazzi, andiamo a sistemare qualche capitello qua sopra, rischiamo la vita, ve lo dico subito, perché di qua si muore. Uno qui, un altro qui, senza crepare. Uno qui, un altro qui, e un altro vuole qui. Perfetto, un altro, vediamo qui. Cos'è c'è che sfiata, signor mucca? Allora, non si vedono mob, ragazzi, attenzione, solo una mucca molesta che va che mugisce ogni due secondi. Basta, se voleva insomma far parte del mio gregge doveva stare nel recinto, non doveva uscire. Adesso mi immagino già la gente nei commenti: Flame, non si fa razzismo sulle mucche estere. È asimmetrico come il gambo del sedano questo, ragazzi. Lì, no vabbè, allora, un secondo. Ho detto, metto qualche torcia qua attorno, così non vengono gli arcieri. Cioè, subito. Cioè, ragazzi, madonna, mi ha fastidissimo, dov'è finito? Cos'è, l'arciere Houdini, ragazzi? Ah, è qua in fondo, mica non l'avevo più visto. Facciamo una cosa, Adesso guardo anche quello. Prima spariamo a questo, che si toglie dalle palle. Voilà, uno in meno. Prendi, ma perché scappa? Appena torna gli facciamo la festa, con le sue ossa ci faremo il brodo. Come piace a mia madre. Uno qui, un altro lo mettiamo qui, e un altro lo mettiamo qui. Ragazzi, i merletti più belli del regno. Andiamo a vedere un attimo se c'è l'arciere qua dietro. Signor arciere, ti salve. No, non c'è nessuno, vabbè. Dai ragazzi, non è malaccio, sta venendo abbastanza bene. Poi, ripeto, verrà contornata fuori, ci sarà tutto un altro muro, un corridoio e un altro ancora per sponda. Qua cosa abbiamo? Salve signor ragno. Signor ragno, non venga dentro. Non l'ho invitato, non si azzardi a venire dentro, perché l'ha infilzo, lo dico subito. Stia lontano, non ma guardalo subito. Madonna santa, fastidioso di un ragno. E gestiamo anche questo ragazzi, ma so già che verrò aggredito da orde di ragni, da enderman, da arcieri. Quelli ragazzi sono in prima fila. Ma basta con gli operatori della sicurezza, non ce li ho i documenti, sto lavorando in nero. Non ho nessun contratto, stia lontano e si faccia i cazzi suoi. Caviamo questo ragazzi, che non è simmetrico. Ma cosa vogliono i ragni? Ma statemi lontano. Minchia, ma che cazzo è un ragno wrestler? Cosa? Ragazzi, ma è il ragno John Cena. Mettiamo un'altra lastra qua sopra il capitello, ragazzi. Dopodiché rivestiremo anche la parte bassa, perché ci sta. Madonna, basta con i ragni, basta con i ragni. Siamo invasi, ragazzi. C'è l'invasione dei ragni. C'è l'esercito dei ragni pronto a colpire, ragazzi. Adesso li ammazziamo un po' tutti. Vai a farti inculare. Uno è morto, ok. Il flit per l'insetticida. Vaffa un cocomero, vaffa un colabrodo, un colapasta, uno scolino. Insomma, questo, ragazzi, questa è una vedova nera. Ragazzi, dovremmo poi abbattere anche tutto il muro di fiacco. Enderman, stammi lontano perché non c'ho voglia, Non cominciare a rompere le palle perché divento violento. E adesso ragazzi dobbiamo fare sto lato, minchia, ci vorrà una fottuta vita. Six and a half later. Vabbè ragazzi, andiamo a farci una bella dormita. E lì domani ragazzi andiamo a contemplare la nostra fighissima muraglia. A few moments later. Eccola qui ragazzi, eccolo qui. Ho fatto il possibile, dai, sta venendo abbastanza carina. Non è male, non è malaccio.
Cosa c'è? Cosa c'è? Una strega? Cos'è? Un calvo? No. Diamo qualche piastra qui, ragazzi. Una qui. E mettiamo un'altra qui. Ne mettiamo un'altra qui. E ne mettiamo un'altra qui. Via con ste foglie. Se volevo l'erba, andavo nei vicoli. Ragazzi, intanto per il momento lascerei perdere la muraglia. Direi di fare un qualcosa di ancora più acab. Ma quanto può essere minaccioso, ragazzi? Uno che corre con una pala. Facciamoci una stradina che da qua conduce fino in casa. Che non debba tutte le volte, insomma, venire aggredito da scheletri. Insomma, vedi quello sopra la casa. Ok, ragazzi, cercherò di stare il più dritto possibile in modo da arrivare tipo verso il laghetto. Dopodiché volteremo a destra. Dopodiché andremo di nuovo a sinistra. Ragazzi, c'è un sacco di ghiaia. Spero solamente di non essere sotto al lago. No, perfetto. Farò anche un altro tunnel che ci collegherà, ragazzi, sia con il magazzino che con la nostra fighissima torre. Si conclude qui, ragazzi, oggi questo episodio. Mi ha fatto un macello di cose. Siamo stati, insomma, nella grotta, ragazzi, nella caverna. Ci è scoppiato un creeper in faccia. Siamo andati giù veramente tantissimo grazie alle granate, ragazzi. Abbiamo continuato il nostro muro. Abbiamo scoperto che tra l'altro l'orto si droga. E infine, ragazzi, abbiamo fatto la galleria che unirà un po' tutte le nostre costruzioni. Come piace a mia madre. Io spero, ragazzi, comunque che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ragazzi, come sempre, vi invito a lasciarmi un bel mi piace e un commentino, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Se volete, trovate Facebook e Instagram in descrizione nei commenti. Come al solito, ragazzi, che dire? Qui da Flame e dai ragni, ragazzi. Oggi, insomma, protagonisti di aggressioni peggio di quelle che si incontrano nei vicoli. È tutto. Bella rega. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweets. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo pe-